Benvenuti e bentrovati ad una nuova puntata di Buio in Sala, il vostro magazine di critica e informazione cinematografica preferito. Un'altra puntata da non perdere, perché ai nostri microfoni abbiamo in esclusiva Gabriele Muccino, il grande e bravo regista italiano che dopo una fortunata parentesi oltreoceano con grandi film come La ricerca della felicità e Sette anime torna a girare in Italia e lo fa con un film attesissimo, A casa tutti bene, un film che porta con sé un cast all star, un cast dei grandi attori, praticamente il meglio del cinema italiano, con in testa Stefano Accorsi, il bravo attore che già da protagonista portò fortuna ad un cult di Muccino, ma del cinema generazionale degli ultimi anni in Italia, ovvero L'ultimo bacio, ma anche Claudio Aggerini, Giampaolo Morelli, Ricky Tognazzi, Massimo Ghini, Sabine Impacciatore, Sandra Milo, Stefania Sandrelli, insomma tantissimi attori per un film attesissimo attualmente in sala. Gabriele Muccino ritorna trionfalmente in Italia con un film girato in tutto e per tutto in Italia, con A casa tutto bene. E, prima di tutto va detto che questo sembra un film, un festival del cinema italiano, perché c'è tutto il meglio di quanto oggi il cinema italiano può offrire. Come ha fatto a riunire un cast così ampio, variegato e di tale intensità e levatura? L'attuazione per convogliare gli attori in questo progetto è nata dalla sceneggiatura, dal progetto, dall'idea del film, dalla possibilmente anche dal fatto che fossi io a dirigerlo e ad averlo scritto insieme a Paolo Costella. E poi il resto è stato anche un lavoro di scelta, perché ho dovuto scegliere tra tutti gli attori italiani che fossero quelli più giusti. Sì. Per i personaggi che avevo immaginato e raccontato, quindi c'è stata una sorta di scelta che sarà ancora più fondamentale della direzione. Sì. Degli attori che hanno tenuto fuori un enorme talento, una enorme generosità nel mettersi in gioco in questo film. Sì. E a proposito degli attori, in questo caso troviamo dei ritorni eccellenti al suo cinema come Accorsi e la Sandrelli, ma anche dei volti completamente nuovi. Nei suoi film si nota un grande lavoro che viene fatto sul lavoro, sul cast, sull'interazione dei personaggi, perché sembra si respiri veramente un'aria di famiglia. Lei sul set com'è? Come lavora con i suoi attori? Ci lavora molto emotivamente, quindi richiede loro di emozionarsi, di vivere le emozioni in prima persona, e se questo non avviene li riesco a far liberare in emotività, quindi far riprendere anche il controllo se necessario, farli in qualche modo entrare sotto la pelle dei personaggi in modo che diventino essi stessi i personaggi. E sì, che sia una collimazione quanto più forte possibile tra la loro natura e il personaggio. Sì. Lei ha cominciato, adesso sono quasi, il primo film proprio di 20 anni fa, ecco fatto. Poi ci sono stati L'ultimo bacio, ricordati di me, che sono stati due campioni assoluti al botteghino, no, sono stati dei veri e propri cult, dei veri e propri fenomeni culturali e sociali. E poi è passato in America ai massimi livelli produttivi, perché lavorare ad Hollywood penso oggi potrebbe nell'industria del cinema quanto dice, non c'è niente oltre. Cosa ha portato in Italia della sua esperienza americana tornando a girare in Italia, e cosa invece ha dovuto lasciare di italiano quando ha girato ad Hollywood? In Italia ha portato ulteriore conoscenza del cinema, della messa in scena, dell'architettura su cui poggia tutta la struttura del film, in tutte le sue sfumature tecniche ed emozionali, e quindi mi ritengo
perché è cresciuto moltissimo grazie all'esperienza americana. Sì. In America ho portato quello che ho imparato in primis dal cinema italiano, dei nostri anni aurei, che vanno dagli anni 50 fino ai tardi anni 70, ovvero quella combinazione tra realismo ed emotività e cuore e anima e poesia e poetica che è propria del nostro cinema. Quindi la commedia è amara, ma è vera ed è emozionalmente poetica. Questo è il cinema italiano che è portato in qualche modo particolarmente in alcuni film che ho fatto in America. Sì. Un'ultima domanda, i suoi film, abbiamo parlato prima appunto dell'ultimo bacio, ma anche poi La ricerca della felicità o anche L'estate addosso, anche quest'ultimo film, vedendoli poi a distanza, sembrano dei piccoli trattati sociologici della situazione emotiva di un paese, dell'Italia, nei film italiani. Per poter, quando scrive i suoi film, lei attinge più a quello che vede al di fuori oppure a un suo vissuto personale? Come fa a rendere i film così urgenti e così attuali? Beh, non tutti i film riescono a essere urgenti. Alcuni film maturano dentro il nostro sentito e diventano in qualche modo diventano delle creature che compongono nel nostro immaginario un po' da sole, perché evidentemente ci sono tutti i tiranti per raccontare delle storie che abbiano una loro compiutezza e quindi capacità comunicativa con il pubblico. Non succede sempre, ci sono momenti della vita in cui si matura il vissuto e in qualche modo tutta la nostra conoscenza della vita riesce a trasformare in drammaturgia e quindi in una storia strutturata per farne un film. Sì, ma adesso che è tornato in Italia conta di restarci o ci lascerà di nuovo per andare a girare fuori? No, ora sono in Italia. E non si può dire che L'ultimo bacio, il terzo film di Gabriele Muccini, ma il suo vero grande successo al botteghino, un vero e proprio cult del cinema italiano di oggi, non sia un film efficiente. Grazie ad un'attenta direzione degli attori, una regia veloce e in generale un forte sentimento di vicinanza dell'autore nei confronti dei suoi personaggi, il film raggiunge il pubblico più vasto possibile, come hanno dimostrato gli ottimi incassi italiani, e addirittura l'attenzione dell'americana Miramax verso il giovane autore. Ma il film di Muccino va osservato con attenzione al di là di questa performance produttiva, perché è, involontariamente forse ma sottilmente, ben più di un'operazione riuscita, il paradigma del cinema minimalista contro l'universalità di un cinema preconfezionato. L'ultimo bacio racconta la storia di Carlo che, arrivato a 30 anni, scopre che la sua relazione con Giulia non è più così salda e interessante come una volta. Carlo dice all'inizio del film che era innamorato di Giulia, ma ora questo amore sembra essere affievolito, se non addirittura sparito. Carlo allora conosce la 18enne Francesca e l'unico amore e passione che il film mostra effettivamente venire da Carlo è diretto proprio a lei. Eccoti qui. Decidi che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che è ora di crescere. E crescerai. E allora tutto cambia. E questa volta cambierà. Avrai una casa più grande, la piscina, il garage col posto auto e il prato sempre curato. Il portico fiorito e le porte smaltate. Il cane che chiamerai Marx e la barca che chiamerai Giulia. Avrai la salute assicurata, la vita assicurata. Il frigorifero sempre pieno per non sentirti povero. Un tappeto etnico per continuare a sentirti giovane e finestre da cui entra sempre il sole. E allora avrai la tua famiglia felice, i tuoi bambini in salute e lei. Avrai lei, che ti ricorderà tutte le cose belle che avrai avuto. Non è questo quello che hai sempre sognato? È andata così.
Ci sono quelli che partono e quelli che restano. Io ho deciso di restare. Cosa fosse l'amore che c'era prima della crisi in Carlo verso Giulia e che lo stesso Carlo denuncia essere sparito, il film Ultimo Bacio non ce lo mostra mai. Sia alla base della scelta iniziale del protagonista di rompere la coppia che di quella finale di riformarla, il film di Muccino mette molto più chiaramente che l'amore un sentimento ugualmente forte, la paura. Paura di rimanere ingabbiato in una relazione sbagliata all'inizio e paura di affrontare una relazione indesiderata ma radicalmente estranea alle regole imposte della morale alla fine. E questa paura vince in entrambi i casi e Carlo, pagato il suo pegno al celibato con un ultimo bacio pieno di rimorsi, si sveglia una mattina e rientra nell'istituzione del matrimonio. Ma questo percorso, che sembrerebbe la tragica storia di una sconfitta, viene narrato dal film come positivo e romantico. Carlo ha sbagliato fin dall'inizio a lasciare Giulia ed è giusto e bello che torni da lei. Ma perché? Perché la ama. Ma questo amore dov'è? Quando ci è stato narrato? Ciò che viene mostrato, convincere Carlo a tornare con Giulia, sono i sensi di colpa, la paura di fare scelte radicali, le ramanzine sulla moralità della famiglia travestite da saggi consigli paterni. E così i titoli di coda sulle note dell'Ultimo Bacio di Carmen Consoli, forse una delle cose migliori del film, ci lasciano un gruppo di persone, paradigma dell'intera umanità, costretti loro malgrado ad imparare ad invecchiare. Tra sofferenza e soddisfazione si rivelano tutti incapaci di imporsi, di sottrarsi alla necessità di scendere a compromessi, incapaci di scegliere. Altro che gocce di limone, l'ultimo bacio è una pietra. Sei tornato? E che dove andare, in albergo? Com'è andata la serata? Parlato di tutto, divertiti? Che hai, Vale? Niente, perché sto benissimo, non si vede? Che cosa ti hai fatto fino a quest'ora? Parlato. Sì, eh? Sì. Mi nascondi qualcosa, vero? No, Vale, non ti sto nascondendo veramente nulla. E perché non mi staresti nascondendo nulla? Perché visto che non stiamo insieme, posso anche permettermi il lusso di dirti la verità. Sei nervosa? Neanche un po'. Meglio così. Se avessi una storia con un altro, me lo diresti? Vale, ma che cazzo c'hai stasera? Sei stato con quella lì. Ma quando? Dimmelo te quando. Stasera? È così, vero? Se è così non ci resto male, veramente. Solo bisogno di capire come sei. Allora? Vale, sediti qua, vieni. Vieni qua. Dai, vieni qua. Tu non riesci neanche a immaginare quanto mi sento solo. Io ho bisogno di qualcuno che mi stia vicino, lo capisci? Fammi un cenno con la testa se lo capisci. Ci hai scopato? Sì. Stasera? Sì. E soltanto 2 anni dopo dall'incredibile successo dell'Ultimo Bacio, che ha catapultato Gabriele Muccino come regista e Stefano Accorsi come attore nell'Olimpo della notorietà assoluta, arriva Ricordati di me. Più forte e con maggior convinzione di prima, il giovane regista romano racconta con questo film le aspirazioni soffocate e la vita complicata e deludente che appartiene a molti. La famiglia, secondo Muccino, è una delle tante che si incontrano che magari ci appartengono, un luogo in cui è quasi impossibile riuscire a farsi ascoltare perché, in fin dei conti, sono proprio le persone che conosciamo da sempre, o almeno così ci pare, a sostenerci di meno, a strapparci con la violenza della noncuranza le nostre aspirazioni meno ovvie. Carlo e Giulio, due protagonisti, ovvero Fabrizio Bentivoglio e Laura Morante, sono così nei confronti l'una dell'altra ma anche dei propri figli. Valentina, Nicoletta Romanoff, alle soglie dei 18 anni,
è aspirante velina, e Paolo, Silvio Muccino, 19 anni, alla vigilia di una maturità che gli sembra esclusivamente scolastica. Si parlano forse, ma certamente non si ascoltano, presi come sono da nuovi sussulti di gloria o di egoismo. Giulia vuole tornare alla sua antica passione di attrice, finendo per calcare le scene di un piccolo teatrino off. Carlo invece ritrova Alessia, Monica Bellucci, un antico amore con la quale riprende una relazione abbandonata senza neppure ricordarne il perché, soggiogato dall'immutata bellezza della donna e da quel vivo e inaspettato interesse con il quale la sua antica fiamma ascolta commossa la lettura del suo unico e incompiuto romanzo. Ciascuno dei personaggi si trova quindi davanti ad un bivio che rimanda come uno specchio un'immagine che non corrisponde più a quella d'un tempo offuscata com'è dalla paura, dall'indecisione, dall'amarezza e dal rimpianto. Il Vin di Muccino quindi dimostra ancora la straordinaria forza cinematografica del regista, ma con ulteriori accenti di verità, a tratti persino addolorata. Tutto si muove nella sua mise en scène. I personaggi che in pieno subbuglio corrono e si rincorrono in uno sbattere di porte tra urla esasperate, che di cosa che diventerà la cifra stilistica del migliore Muccino. O la macchina da presa che gira attorno a quegli uomini e donne quando si fermano di colpo, persi in un ennesimo dubbio o bloccati da quell'unica domanda che li angoscia e li tortura. Ma tu come mi vedi? È una storia universale, sebbene descriva anche il mondo televisivo spietato e senza qualità, indiscutibilmente italiano, allora come oggi. E tra tutti è proprio Valentina, Nicoletta Romanoff, la figura più tragica, decisa ad esibire con indifferenza la propria acerba seduzione in nome della propria ambizione ad una celebrità effimera e senza meriti. Il successo è di pochi e sempre più raramente dei migliori, racconta Muccino, e mentre Giulia raccoglie gli applausi nel suo minuscolo teatrino fuori dal mondo, Guido viene bloccato nella corsa verso il suo nuovo e più vitale amore. E su quel suo sorriso tirato e impossibile, richiesto da tutti per la fotografia del Capodanno in famiglia con uno straordinario Fabrizio Bentivoglio, si scrive la parola fine ad un dramma che fine non ha. Ci andiamo anche noi al mare adesso? Sì, lo so, ma senza di loro. Ci venite a trovare, eh? Era là di Atlantide, là dell'Africa e dell'Australia, degli atolli, degli aviatori, dell'Amazzonia, dell'argento. Era là lenta e oscillante dell'amaca, era tutte le api emozionanti del mondo tranne una. Fai qualcosa! Strappagli il giornale dalle mani! Bruciali! Non provare mai più a togliermi il giornale mentre sto leggendo! Hai capito, Luis? Il momento del giornale è un cazzutissimo momento sacro! L'avevo detto io che era ancora vivo. Pensi che non posso farcela? Dimmi solo se ho qualcosa da invidiare le altre. Non sono bella e maledetta? Allora, che pensi? Ci possiamo vedere tra un'ora? Sì. Ce la sai? Sì. Rispondi, stronzo! Dimmelo! Ti è piaciuto? Sì, ti è piaciuto! Vuoi sempre rovinare tutto, mamma. Sono 17 anni che ci provi. Lo sai perché? Perché sei gelosa, mamma. Perché sai che le tue cartucce te le sei già sparate tutte. Good looking, bad chasing, full bodied, but wasted, loose living, tight fitting, what you see ain't what you are getting. Aujourd'hui tu ballottes. Ma vedi? No, no! C'è un'altra roba? Mi fate per lasciare, vero? Ma che dici? Che ti alimenta adesso? Tra me e vostra madre è tutto a posto! Chiaro! Passano 10 anni da quando il giovane regista italiano Gabriele Muccino si conquista il proprio posto tra gli emergenti protagonisti del futuro cinematografico italiano con L'ultimo bacio. E da quindi si è per lui un percorso apparentemente senza ostacoli che lo porta sempre più in alto fino alle porte di Hollywood. Scelto personalmente dall'attore Will Smith come regista dei suoi lavori negli ultimi anni, Gabriele Muccino, dietro la macchina da presa con La ricerca della felicità e Sette anime, gira 2 film commoventi sul viaggio che un uomo deve intraprendere per rimediare ai propri errori.
Ma quando una storia ti appassiona non la si riesce mai ad abbandonare veramente, ed eccolo quindi tornare a posare il proprio sguardo su quei personaggi che nel 2001 lo resero celebre e dopo 2 anni tornano protagonisti di Baciami Ancora. Carlo, sempre Stefano Accorsi, negli ultimi 3 anni è passato da una relazione all'altra alla ricerca della stabilità, unico punto fermo della sua vita è Sveva, la figlia avuta con Giulia, che adesso ha le sembianze di Vittoria Puccini dopo Giovanna Mezzogiorno. Crede quindi di aver trovato la felicità con Anna, da cui è bello essere amati, ma che non riesce mai seriamente a ricambiare. E attorno a lui, come sempre, ruotano le storie dei suoi amici di sempre, ovvero Marco, Pierfrancesco Favino, il cui matrimonio con Veronica è minato dall'impossibilità della coppia di avere un bambino. Paolo, Claudio Santamaria, che si logora nel tentativo di avere un'esistenza normale e felice con Lidia, Sabrina Impacciatore, l'ex moglie del suo migliore amico di cui si è innamorato. Adriano, Giorgio Pasotti, tornato a Roma dopo 10 anni di assenza, desideroso di ricostruirsi una vita come uomo e come padre di Matteo, che non vede da quando aveva 6 mesi. E ancora Alberto, Marco Cocci, ancorato a quell'idea di viaggio, di fuga dalla realtà, per non arrendersi alle comodità borghesi nonostante si tratti di un'esperienza già vissuta, vite in stallo. Risultati di una battaglia intrapresa anni prima e non ancora conclusasi. Come in ogni storia che si rispetti, sarà necessario un evento più grande di tutti loro, delle loro certezze e delle loro paure per scuotere la situazione, rimescolare i pezzi di un puzzle che ormai non combaciavano più e portare tutti ad intraprendere un nuovo viaggio. Prima di vedere ogni film in italiano di Gabriele Muccino bisogna porsi la stessa domanda: se si è superato il conflitto tipicamente borghese fra essere e apparire. In A casa tutti bene, il nuovo film italiano di Gabriele Muccino, la ripetitività si fa più stile che vezzo e pur rimanendo il film nello stesso recinto ideologico di sempre, la famiglia, i suoi conflitti e diversi modi in cui ognuno cerca di essere felice mandando al diavolo i diktat comportamentali oppure subendoli, introduce 2 originali novità. La prima è un tono da commedia satirica meno enfatica del solito, che non ha bisogno di giustificarsi in alcuna morale unica, finale e rassicurante. La seconda è invece la rottura di classe. Solitamente infatti i personaggi dei film italiani di Muccino sono tutti borghesi, mentre qui Gianmarco Tognazzi appartiene ad un universo più popolare che il regista esplora con convinzione e realismo e che irrompe nel perbenismo della famiglia perfetta come una spina nel fianco. E infine anche la scelta di trattare il tema della malattia con il personaggio dolce amaro e profondamente intenso di Massimo Ghini. E quindi, pur rimanendo in certi ambiti conosciuti, questo film dimostra grande maturità e soprattutto non affida il suo centro a scene di litigi piene di enfasi, ma piuttosto ad una volontà di andare a fondo e di non farsi trascinare solamente dal ritratto dell'isteria. I ben 20 protagonisti principali di A casa tutti bene, un film già mastodontico per le dimensioni del cast, sembrano poi sostenere il motto di ogni famiglia infelice è infelice a modo suo, di Tolstoi. Lo scopo del film è quindi raccontare come e perché questi personaggi sono infelici, quali bocconi amari hanno dovuto accettare di ingoiare o non ingoiare per la loro felicità o infelicità. E nel film c'è quindi il marito infedele, ovvero Morelli, il marito esaurito, ovvero Favino, l'isterica gelosa, la Crescentini, il malato di Alzheimer, Grini, e poi c'è lo spirito isolano di Ischia che mette tutti di fronte al grande limite
della forza naturale, una mareggiata che ostacola qualunque tentativo di fuga, chiedendo a ciascun personaggio di misurarsi dal profondo con i propri desideri e paure. Tutto senza allegria, senza una lacrima. Ma A casa tutti i beni è sicuramente una pellicola dove ognuno suona intonato e preciso il suo strumento, facendo anche un po' commuovere, dove ciascuno senza troppo miele, aggiustando un po' di quel pathos che rischiava di portare troppo fuori strada il lavoro del regista romano, ha un suo perché di esistere, incarnando da solo una risposta diversa alla stessa domanda sul come essere felici oggi. A casa tutti i beni, in uscita il 14 febbraio in tutte le sale cinematografiche. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me lo voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. 10 ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare. Una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore. Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. Mi dispiace per prima, anche perché io da madre ti capisco. Non deve essere facile stare al posto tuo. Sarà da donna a donna, capiscimi. Sta senza i soldi è brutto, spaventa tanto. Ti fa staccare la paura tutti i giorni. Ma guarda che andrà tutto benissimo, eh. Riccardo è pieno di risorse, senti quanto è bravo. E poi voi state anche per avere un bambino. Vedrai che vi porterà fortuna. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me. Buio in sala si conclude qui, non posso fare altro che ricordarvi di seguirci su tutte le nostre pagine social e di andare a vedere tutti i grandi film in programmazione nelle sale del The Space, al Centro Commerciale Due Mari e al Centro Commerciale Le Fontane. A me non rimane quindi che augurarvi buona visione e di raccomandarvi di andare a vedere tutti i film. Arrivederci e buio in sala!